Sono in dirittura di arrivo e tutta la mia vita è rivolta verso il Signore, il quale ha riempito la mia esistenza. Così ha scritto nel suo testamento spirituale, redatto un mese prima della scomparsa, il cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze dal 1983 al 2001, le cui esequie si sono svolte con grande partecipazione di autorità e pubblico, oltre 4.000 le presenze stimate nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Ne ricordo che ha tracciato del suo predecessore, il cardinale Giuseppe Betori, che ha presieduto le esequie, cui sono convenuti i rappresentanti di tutta la Chiesa toscana. Più volte sono state direttamente citate le parole che l'amato cardinale Piovanelli ha lasciato a testamento. Il Signore ha talmente accompagnato ogni mio passo che non mi sono mai sentito solo. Ed è proprio Gesù che ora mi apre le braccia. Posso dire che passo dopo passo Lui è stato al mio fianco e ha riempito la mia mente, il mio cuore, tutto di me. Attraverso di Lui ho sentito di essere fratello di tutti gli uomini, particolarmente dei poveri, dei malati. In un altro passaggio del suo intervento, il cardinale Betori ha poi usato queste parole per ricordare l'esperienza terrena del cardinale Piovanelli. È stata una vita con e per i fratelli. Questa lezione di fede, in cui quanto è stato proclamato dalla parola di Dio si incrocia con la testimonianza di vita e di parole che ci ha lasciato il Vescovo Silvano, e quanto siamo chiamati ad accogliere come un dono di grazia e un insegnamento ultimo del nostro amato Cardinale. Quindi, proseguendo nel ricordo di un Vescovo la cui opera pastorale resta impressa in modo palpabile nel vissuto della Chiesa fiorentina e toscana, il Cardinale Betori ha citato le ultime parole di Gesù sulla croce. Sappiamo come queste parole, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, come le altre di Gesù sulla croce, il cardinale Silvano le abbia volute avere avanti a sé negli ultimi giorni della sua vita. Le ha fatte scrivere e le contemplava dal suo letto di sofferenza, per ripeterle, per condividerle, per condividere la volontà del Signore nell'offrirsi al Padre e nel Padre offrirsi ai fratelli. Toccante la conclusione dell'intervento, ancora affidata alle parole dello stesso cardinale Silvano Piovanelli. Io sono nato povero e sono rimasto povero e quindi non ho nulla da lasciare, ho da lasciare soltanto amore, l'amore con cui ho cercato di incontrare gli altri. E ora che sono ai momenti ultimi della mia vita, intendo fare, mettendo tutto nelle mani di Dio, il dono di me al Signore. È un dono rinnovato e sento che il Signore sta per accoglierlo. Ora che sono in dirittura di arrivo, però non mi volto indietro, se non per ringraziare, e corro verso il Signore per lasciarmi abbracciare totalmente da Lui.